L'11 novembre 2018 l'OCI Trifoglio presentano una mozione sulla legge 194 per il sostegno alla natalità. Con le firme di tre consiglieri comunali di maggioranza, questa cosa ha scatenato l'ira dei 5 Stelle, del collettivo femminista e della sinistra in genere. Quell'argomento, considerato divisivo anche dalla diocesi alessandrina, con grande stupore di una gran parte anche del mondo cattolico e modestamente anche da parte mia, come ben sai, io ho dato il sostegno alla vostra mozione, dandovi anche la solidarietà per tutti i fatti che sono poi successi successivamente. Ebbene, quella mozione è scomparsa dal dibattito pubblico. Si sono spenti i riflettori. Questa è una delle questioni che mi sta più a cuore, anche perché chi è venuto in maniera ideologica, pregiudiziale, in malafede a protestare, l'ha fatto dicendo di difendere la legge 194, quando la nostra mozione chiedeva di applicare la legge 194, perché la legge 194 in realtà è una legge che è stata fatta per prevenire il ricorso all'aborto, che è l'ultima ratio possibile. E c'è una larga parte che rimane inattuata praticamente, che riguarda il sostegno invece alle donne che vogliono proseguire la maternità, perché spesso si tratta di problemi economici o altri problemi e gli enti dovrebbero dare, come prevede la legge, il massimo sostegno affinché vengano rimossi tutti gli ostacoli che portano una madre a decidere di interrompere la gravidanza, che sicuramente non è mai una decisione che può essere presa a cuor leggero da una madre, anche quelle che ideologicamente arrivano a uccidere il proprio figlio in grembo, sicuramente non lo fanno a cuor leggero, perché è una scelta tragica. E qua si chiedeva semplicemente che il comune rispettasse la legge, ovvero che dasse sostegno a tutti quegli enti, quindi enti pubblici e associazioni che si impegnano per questo fine. Non era neanche quantificato il contributo, quindi viene lasciato alla successiva discrezionalità della Giunta in base a quelle ovviamente che sono le risorse disponibili. Però non può essere attaccata ideologicamente così la scelta di aiutare una madre a mantenere il proprio figlio, cioè è una cosa inconcepibile. Quindi proprio una strumentalizzazione che mi ha lasciato sorpreso. Anche la ricerca della condivisione con Oria Trifoglio, che è una donna di sinistra ed è una ginecologa e quindi conosce il tema meglio di chiunque altro, era significativo, quindi una cosa bipartisan che ha avuto firme poi sia di capigruppo di maggioranza che di minoranza, anche De Marte di minoranza l'ha firmata insieme al capogruppo della Lega, insieme al collega Passalacqua, al capogruppo Bianchini, quindi c'era una vasta coalizione. Io ho trovato anche una forte resistenza da parte delle donne della giunta, quindi del centrodestra, perché probabilmente si sono fatte portare, trascinare da questa protesta femminista che ha trovato poi nell'aula del Consiglio il suo scempio più grande, nonché un reato, perché è stato un vero e proprio attacco a corpo politico, in quanto ci è stato impedito di svolgere il Consiglio comunale e di votare la nostra mozione. Il secondo consiglio addirittura è dovuto venire il battaglione Moncalieri, i rinforzi da Genova, c'erano 50 agenti delle forze dell'ordine pagati dai cittadini che hanno dovuto tutelare il consiglio comunale affinché potesse aprire i suoi lavori. In una situazione di questo tipo, il compromesso che è stato trovato, che poi è una questione tecnica, la mozione non è più iscritta all'ordine del giorno, ma non è mai stata ritirata, quindi la mozione in realtà andrà in discussione. E quindi quando questo avverrà, io mi auguro che la maggioranza porti avanti questa mozione e che la sostenga. Il fatto che non sia all'ordine del giorno, quindi non vuol dire che è stata ritirata, c'era la questione dei bilanci, c'erano delle emergenze, quindi anche dalla maggioranza e dalla giunta è arrivata una richiesta se era possibile procrastinare questo tema, come hai detto, divisivo, che secondo me non dovrebbe essere divisivo visto che parliamo di sostegno alle madri, semmai parliamo delle modalità, magari per me bisogna fare un certo tipo di attività, per qualcun altro altre attività, però sul fatto di dare un sostegno alle madri,
a non interrompere la gravidanza, dovremmo essere tutti d'accordo, perché la vera libertà è di quella madre che è libera di scegliere senza pensare ai problemi economici, senza pensare a altri problemi che la obbligano a fare una scelta contro la sua libertà, il suo desiderio di mantenere un bambino. Quindi l'impegno è sicuramente sarà così, questa nozione così, o magari leggermente rielaborata, non essendoci più purtroppo la collega Trifogli in Consiglio Comunale, quindi magari potremmo riformularla con un nuovo documento che sarà però del tutto simile a quello già presentato, e arriverà alla discussione del Consiglio Comunale e poi vedremo se il Consiglio Comunale lo sosterrà e lo voterà a favore oppure no. Se non lo voterà a favore, chi vota contro dovrà poi spiegare perché lo fa. Bene, noi ti possiamo dire che ritenendo quella mozione giusta avrà il nostro appoggio, il mio appoggio personale, perché quel problema è un problema che secondo noi occorre anche affrontarlo con maturità, con argomenti che possano essere compresi, e lasciando da parte chi utilizza questi metodi per creare confusione e mistificare la storia. Sì, in più aggiungo che una delle cosiddette emergenze che ogni tanto vengono ad essere portate in campo da una certa parte politica è l'emergenza demografica, no? In Italia, per cui poi a ruota vengono dietro altri elementi che non sto qui a elencare, questa di sostegno, questo di accudimento anche di questa fase che porta alla procreazione, secondo me potrebbe essere una delle tante vie per riprendere, diciamo, una demografia giusta anche in Italia, che sta ormai comunque languendo anche questo aspetto. Vabbè, sappiamo tutti che la decrescita esiste e che l'aborto, sin dall'inizio di questa legge, ha creato non pochi morti innocenti, perché molte volte purtroppo ai tempi nostri la 194 viene usata come metodo contraccettivo. Sì, no, non è che noi non siamo contro, cioè come ha detto Locci è l'ultima chance. Quando sono state messe in campo tutta una serie di iniziative di sostegno che non si arriva alla conclusione, rimane anche questa possibilità, però non è la finalità della legge. Va bene, grazie a voi.